Fischia fischietto, dammi le ali, anche se dura, voglio tentare, dammi l'orgoglio della mia terra. Allora, ringraziamo il signor Tifone Artiri per averci ospitato qui nella sede dell'Archeo Club, perché i Figuli fanno anche questo, cercano di tramandare la tradizione anche ai più piccoli. E infatti li tiene nell'Archeo Club un laboratorio di manipolazione dell'argilla, giusto? Esattamente, questo è il banco dove abbiamo lavorato con tanti bambini, anche fino a 30 bambini abbiamo avuto in alcune serate. Tutti insieme qui che esatto, lavoravano? Sì. Allora, questa è un'attività che fa oggi. Ma da quanto tempo si dedica alla manipolazione dell'argilla e perché ha iniziato? Perché ha deciso di intraprendere quest'arte? Francamente io avevo sempre in mente di modellare l'argilla, di fare i fischietti, mi piaceva molto, mi attraeva questo gioco e ho iniziato proprio per gioco a modellare alcuni fischietti grazie a un carissimo amico che si chiama Pippo Moresca, che penso che molti conosceranno, il quale mi ha dato la possibilità, mi ha ospitato nel suo studio una ventina di anni fa circa, con cui ho condiviso molti anni insieme a lui nel suo studio, e quindi abbiamo lavorato e ho avuto modo di perfezionarmi, di elaborare anche la mia vena artistica in quello che mi piace. Ho avuto modo soprattutto di divertirmi. Che è, insomma, importante divertirsi. Esatto. Quando realizza, si ispira a qualcosa in particolare, a qualcuno in particolare, o escono così dall'estro dell'artista? Certamente quando devi modellare qualcosa pensi a quello che vuoi fare, se magari io mi faccio trascinare da quello che mi è piaciuto nella giornata, oppure ci sono delle cose che mi hanno colpito, dei personaggi o anche degli elementi della natura che mi hanno colpito e che ho questo desiderio di trasformare, di modellare, di creare con le mie mani, con l'argilla, cioè di cambiare la terra in qualcosa che possa sembrare vivo. Ecco, più diciamo. Tangibile, esatto, visibile. Sì, sì. Lei ha detto prima che lavora all'argilla ormai da 20 anni, quindi 20 anni sicuramente ne avrà fatti tanti di fischietti. Ma ce n'è uno in particolar modo che più può rappresentarla o al quale più ci tiene? Ma diciamo che molti fischietti che ho realizzato, poi ci tengo a dire che i miei fischietti non sono fatti con gli stampi, non mi piace creare modelli a ripetizione, quindi produco pochi pezzi e poi basta, smetto di fare quei pezzi e ne creo altri, quello che mi dice la fantasia. Quindi non sono affezionato soltanto a uno o a pochi pezzi, ma tutti quelli che faccio mi piacciono. Cioè, per esempio questo qui che mi è piaciuto molto, che rappresenta un po', pensando al nostro paese, a Rutigliano, sì. Cioè gli elementi del nostro paese. Quelli tipici. Esatto, che sono il centro storico, la torre, il campanile e poi l'uva, e quindi mi è venuta questa idea di trasformare questo personaggio che poi ho chiamato Bacco, che ha in testa l'idea dell'uva e del fischietto in terracotta, che sono un po' gli elementi tipici di Rutigliano che ci contraddistinguono. Infatti Rutigliano si contraddistingue per i fischietti e l'uva, qui è rappresentato, esatto, benissimo, sì. È riassunto. Ma cosa si potrebbe fare, un consiglio, proprio per rendere il fischietto più conosciuto all'estero, in Italia e insomma fuori, insomma, dall'ambito territoriale? Non mi sento di dare dei consigli, anche perché non sono uno esperto. Sicuramente ci saranno persone molto più esperte di me che fanno questo lavoro, cioè di propagandare quello che è un prodotto culturale, artistico di una città, di un paese. C'è gente che sicuramente lo saprà fare benissimo, se poi lo fa bene o non lo fa bene non sta a me giudicare. Però credo che oramai siamo in un'era così tecnologicamente avanzata, cioè mi riferisco a internet, mi riferisco a tutti i canali mediatici, e quindi se non passi per questi canali sei messo fuori, sei ai margini, diciamo. Quindi è importantissimo trovare questi agganci, trovare la possibilità di essere
il più possibile visibili su questi tipi questi di canali. Questi nuovi canali esatto, che effettivamente sono da sfruttare. Va bene, grazie. Un fischietto in terracotta mi ricorda la mia gente, sono sempre innamorato, la mia Puglia m'ha stregato, anche se vivo lontano e con tanta nostalgia, con il cuore e con la mente sono in tua compagnia. Sant'Antuene, 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 fischia suè. Fischia, fischietto, dammi le ali, anche se dura voglio tentare, dammi l'orgoglio della mia terra, come i miei nonni ce la farò, come i miei nonni ce la farò, passeggiando in un...